Le cose che non dici, di Yuki 21. Capitolo 2. La nuova scuola. Ho dormito male poco stanotte, ma sapevo che sarebbe successo. E che, come al solito, sono preoccupato per lei. Alla fine, ieri, Reika mi è sembrata molto contenta e commossa all'idea di venire nella mia stessa scuola. Quando ha visto la divisa e il tesserino, le brillavano gli occhi. È davvero carina. Ma oggi sarà tutto diverso. Oggi il mio proposito diventerà realtà e posso solo sperare che lei riesca a cavarsela nel migliore dei modi. Non sono preoccupato per lo studio. So che riuscirà a recuperare le materie in cui è rimasta indietro, ma temo il confronto con i nuovi compagni. Nonostante le mie parole di ieri, almeno per qualche giorno verrà osservata e studiata da tutti i suoi nuovi compagni di classe. E lei non sopporta essere al centro dell'attenzione. Il mio fiore profumato non è così forte come vuole apparire. Comunque ormai è fatta, e non posso fare altro che starle vicino e aiutarla a riprendere in mano la sua vita. Del resto, vederla felice è una delle cose che più mi sta a cuore in questo momento. Bene, sono pronto e lo zaino è fatto. Devo prendere la cartellina con i colori e l'occorrente per il dopo scuola. A proposito, devo anche parlare di quella questione. Uffa, farà un sacco di storie come sempre e dirà di no. Magari con un altro regalo. Ops, è il cellulare. È lei. Sono pronta, emozionata, contenta, spaventata, mi viene da vomitare. Sempre drammatica. Meglio andare o finisce che ci ripensa. Sta tranquilla, sto arrivando. 10 minuti e sono da te. Guai se vomiti della mia auto nuova. Reika. Immagino che Hiroshi voglia essere il primo a dare di stomaco nella sua auto, magari a seguito di una bella bevuta. Vedrò di trattenere l'emozione come meglio posso. Lo specchio della mia stanza riflette questa nuova immagine di me, così diversa dalla solita, così reale. Negli ultimi tempi ciò che vedevo riflesso sembrava qualcosa di irraggiungibile, di finto, di incorporeo. Oggi questa divisa mi fa sentire vera, presente nel quotidiano. Sono molto emozionata, ma anche terribilmente spaventata. Ma deve andare bene a tutti i costi, perché Hiroshi e la sua famiglia stessa si sono esposti molto per me. E io non posso permettermi di fargli fare brutta figura. Scendi, piccola! È arrivato. Oggi il mio angelo mi prende per mano e mi accompagna in paradiso. Spero sia una buona giornata. Arriviamo a scuola dopo una quarantina di minuti circa in auto. Coi mezzi pubblici ci impiegheremmo relativamente poco, ma per ora Hiro si sta godendo l'emozione della patente e quindi l'auto sarà il nostro mezzo di trasporto ancora per qualche tempo. Dopo chissà, magari avrò delle amiche con cui fare la strada da scuola fino alla stazione. Mi sembra improbabile, ma mai porre limitazione alla divina provvidenza. Il parcheggio è grande e ci troviamo un sacco di auto e motorini. La scuola poi è un edificio enorme, mattoncini rossi e pulizia estrema. Sembra un mostro pronto ad inghiottirmi. Mi guardo intorno allarmata. È evidente che sono nuova. Hiroshi chiude l'auto e viene subito in mio soccorso. Mi prende sotto braccio e iniziamo a camminare verso l'ingresso. Mentre ci avviciniamo, molti ragazzi e ragazze lo salutano. Non immaginavo che fosse così popolare, ma del resto è un ragazzo molto bello e distinto. Questo è proprio l'ambiente giusto per lui. Ti accompagno fino alla segreteria. Ti daranno la lista dei libri, dei professori e gli orari delle lezioni. Se ci va bene, almeno la lezione di educazione fisica e di igiene dovrebbe essere in comune per le nostre due classi. Per il resto non devi preoccuparti. Te l'ho detto ieri, le nostre aule sono attaccate. Se ti viene una crisi isterica, ti sentirò e correrò da te. Hiroshi, ti prego, non dire così. Dai, scherzo. Sono sicuro che te la caverai. Tu stai calma e cerca di goderti la giornata. Ecco, quella è la segreteria. Vuoi che ti aspetti qui? No, davvero, vai. Tanto ci vediamo al cambio di lezione. Ti stanno guardando un sacco di persone, di sicuro vorranno stare con te. Hiro mi dà un bacio veloce sulla fronte, scompigliandomi la lunga frangia, e poi si allontana raggiungendo un gruppo di ragazzi che lo attendono sorridendo. Si volta un attimo e mi dice: «Scema, quelli guardano te, perché sei la più bella della scuola!» Questo è il mio Hiro-kun. Dopo un infinito numero di moduli da compilare, sono davanti alla porta della mia aula, sezione C1. Faccio un respiro enorme e mi rendo conto di avere i polmoni bloccati. Per fortuna non sono una persona che suda se presa dall'emozione, altrimenti sarei zuppa fino ai piedi. Attendo ancora un istante ed allungo una mano verso la porta per bussare quando... «Permesso, scusa!»
Un ragazzo dai capelli biondi ossigenati quasi mi investe per la fretta, spalanca la porta senza bussare e grida: Saito presente! Bene Rio, in ritardo come al solito. Vai migliorando però. Qualche secondo prima e stavolta riuscivi a dire presente al momento giusto. La classe inizia a ridere al completo. Forse questa scuola non è poi così come la immaginavo. Potrei persino cavarmela. Poi arriva la pugnalata. E magari, visto che ci sei, fai accomodare in classe quella povera ragazza che hai quasi investito per la fretta. Ed ecco l'orrore. L'attenzione di tutte quelle persone è per me ed io desidero solo sparire. E lo farei. Proprio adesso girerei i tacchi e correrei verso l'uscita perché so che andrà male, come tutto ultimamente. Ma poi penso a Hiroshi. È nella stessa stanza accanto e desidera che io resista. Il ragazzo biondo si volta verso di me e io lo guardo dritto negli occhi. Sono strana, lo so. Sono spaventata e poco socievole. Ma le persone le guardo sempre negli occhi. Lo faccio per difendermi, per capire subito chi ho davanti. Questo ragazzo ha gli occhi del colore del cielo. Sono dolci, sereni, molto belli. Chiaramente indossa delle lenti a contatto blu e dal suo look eccentrico si deduce subito che sia un seguace della moda kawaii. Mi sorride e mi porge una mano. Madame, prego, si accomodi. Io non accetto la sua mano perché nessuno deve toccarmi, però gli sorrido cordialmente ed entro. Bene, Rio, vai al tuo posto. Tu, avvicinati per favore. Il sensei si chiama Onoda. È il primo della mia lista di insegnanti. In pratica, copre tutte le materie di tipo umanistiche. È alto e ben piazzato, mi pare. Capelli brizzolati, ribelli, sorriso gentile. Gli consegno il foglio con la presentazione che mi ha dato la segreteria e lui ne prende visione. Nel frattempo, l'aula è tutto un brusio. La prima cosa che noto con grande piacere è che i banchi sono singoli. Nella mia vecchia scuola statale si stava in due per banco. Se non ami che la tua privacy venga violata, è una tortura continua. Bene ragazzi, fate silenzio. Lei è Reika e da oggi sarà una vostra nuova compagna. Per motivi personali inizia il nuovo anno scolastico solo oggi, quindi cercate di aiutarla ad ambientarsi. Prima bugia da difendere. Inizia oggi la scuola per motivi personali. Affatto. Io la scuola, professore, l'ho iniziata come gli altri un mese fa. Ma dopo una sola settimana sono riuscito a farmi buttare fuori perché ho rotto la faccia ad una stronza. Ma questo non va detto, perché quelle sono le informazioni che la famiglia di Roche ha dato sul mio conto e che quindi io devo confermare. Spero solo che non mi facciano troppe domande. Prima che la vostra curiosità possa essere fonte di fastidio per la signorina King, sappiate subito che, nonostante l'aspetto estetico, Reika è nata a Tokyo come la maggior parte di voi. Pertanto è giapponese al 100% e quindi, Saito-kun, puoi togliere di mezzo il dizionario d'inglese perché la tua compagna parla la tua stessa lingua. Anche se mi auguro in maniera assai migliore di come lo fai tu. Detto ciò, Reika, quest'aula è molto grande e abbiamo diversi banchi liberi. Puoi sederti dove vuoi. Sì, questo sensei mi piace. È eccezionale ed arguto. Mi ha già tolto dall'imbarazzo di dover specificare a tutti che sono giapponese quanto loro. Se sono esteticamente diversa, è perché i miei geni sono di origine americana. Geni americani e malati. Mi guardo velocemente attorno e individuo un banco vuoto accanto alla finestra. È l'ultimo disponibile vicino alla grande vetrata. Posso sedere lì? Indico incerta. Il sensei risponde di sì. Prego, se riesci a sopportare le chiacchiere di Rio, fai pure. Il posto dietro a Sasuke è libero. Accomodati pure. Mi accorgo che avrò davanti, sulla mia destra, lo stesso ragazzo della porta. Mi sa che è un chiacchierone, speriamo non mi prenda di mira. Faccio per andare a sedere e sento un brusio di voci femminile in sottofondo. Siccome per natura non mi guardo mai intorno, ma sempre solo davanti, non so chi stia parlando, e l'unica cosa che capisco distintamente è la frase che dice, chiaramente, subito dietro a lui. Me ne frego, e vado dritta per la mia strada. Allora ragazzi, oggi il compito in classe a sorpresa. Cosa? Ma sensei, non ci aveva avvertiti che ci sarebbe stato un compito in classe? Chiaro, Rio. Altrimenti che compito a sorpresa vuoi che sia? Risate in tutta l'aula. Sorrido anche io, quel ragazzo è davvero buffo. Onoda sensei si avvicina e mi consegna alcuni fogli. Reika, per te oggi niente prova di verifica, mi sembra ovvio. Vorrei che facessi questo altro test che servirà a me e agli altri insegnanti per capire a che punto sei, così potremo verificare insieme il percorso di studi più comodo a te. Va bene, grazie sensei.
Il silenzio scende in classe e tutti iniziano a scrivere. Guardo i fogli e poi guardo fuori. Sì, forse sarà una bella giornata dopo tutto. Hiroshi. Solito messaggio. Ci vediamo alle 11.45 sopra? Questo sarà l'inizio di una lunga battaglia, ma oggi proprio non posso permettermi di dividermi in due. Oggi devo pensare solo a lei. Rispondo pertanto con un non posso, facciamo più tardi. So già che non risponderà, ma potrò recuperare più tardi. Attendo ansioso la fine di queste due ore interminabili pensando a Reika. Oggi è solo l'inizio di questo nuovo percorso. Speriamo di aver fatto la scelta giusta. Finalmente la campanella suona, è ora di pranzo. I ragazzi della mia classe stanno già uscendo mentre io sto raccogliendo le mie cose. Mi incammino verso la porta e uscito mi volto a destra. Lei è già fuori e guarda nella mia direzione. La mia bellissima Reishan. Reika. Appena la campanella è suonata, sono scattata verso l'uscita. Quel biondino durante il test si è voltato un paio di volte per guardarmi probabilmente incuriosito dal mio aspetto. Io ho fatto finta di niente, cercando di concentrarmi sul compito. Alla fine deve aver capito che non ho alcun interesse nei suoi riguardi, perché poi ha iniziato a chiedere aiuto al tizio che mi siede davanti. Per il resto delle due ore ho cercato di rispondere a più domande possibili, ma so già che nella Trinità ho fatto schifo. Ora, fuori dall'aula, cerco solo Hiroshi con lo sguardo. Escono due, tre, quattro persone e poi lo vedo. Si volta subito verso di me e sorride. Ed io mi sento meglio, mentre lo raggiungo velocemente. Insieme ci dirigiamo nella sala mensa. Anche questo ambiente è enorme. Hiroshi mi fornisce indicazioni e mi dice di quali cibi diffidare. Ci sediamo in due posti vuoti sorridendoci a vicenda. Allora, come va? Bene, il sensei Onoda mi sembra una persona in gamba. Mi ha fatto fare un test per vedere a che punto sono con lo studio rispetto agli altri. È andato bene, Trinità a parte. Ai ai, matematica, educazione tecnica ed informatica, la maledetta Trinità. Su, vorrà dire che ti darò qualche ripetizione. Hiroshi, a me con la Trinità serve un miracolo, non un aiuto. Io nemmeno ce l'ho un PC in casa. Pazienza, in fondo se riesco ad avere voti alti nelle altre materie saranno più clementi per quelle tre. Hiroshi sorride mentre mi ruba il cibo dal piatto. È una cosa che fa sin da quando eravamo piccoli. È una cosa intima che io trovo bellissima. E sono felice di vedere che non si fa problemi a rimanere se stesso con me, anche qui a scuola. Un portatile te lo do io. Mio padre continua a portarne a casa di tutti i tipi e modelli. Alcuni non sono stati nemmeno mai accesi. Piuttosto, Reika, che attività extrascolastica hai scelto? Lo sai che devi fare qualche attività extra. Oppure iscriverti ad un club sportivo. Sono cose che ti serviranno per avere un punteggio finale più alto. Così potrai fare richiesta di ammissione ad una buona università. Sì, lo so, ma non ho ancora scelto né indicato nulla, nemmeno in segreteria. Reishan, tu sai benissimo cosa devi scegliere. C'è un'aula di musica bellissima qui a Libia. E tu sei senza dubbio la miglior pianista del Giappone. Sono voti gratis. Non lo so, vedremo. Su, oggi è il primo giorno, non mi va già di pensare così in là. Mi hanno dato una settimana per finire di compilare le varie richieste. C'è tempo. Ok. Mi fa piacere vederti positiva, almeno non ti arrabbierai quando ti dirò quello che sto per dirti. Alzo il viso e fisso Hiroshi, già spazientita. Dirmi cosa? Sibilo tra i denti. Beh, da domani sarai la mia modella per le lezioni di arte. Dobbiamo dipingere un soggetto femminile, cogliendo le varie espressioni. E visto che il tuo viso è pieno di espressioni, e giuro che adoro anche quella che ora hai in volto e che mi dice che vuoi uccidermi, spero ti faccia piacere sapere che questa esperienza farà comodo anche a te. Ah sì, e come di grazia? In quanto a mia disposizione per ritrarti, il tuo compito da modella ti frutterà qualche punto extra. Vedi, penso sempre a te. Giuro che vorrei strozzarlo, se non fosse per questa sua ultima frase. Perché è vero, lui pensa sempre a me. Si prende cura di me oggi come ieri. Quindi accenno un sì con la testa e finisco il mio pasto. Hiroshi vorrebbe presentarmi ad un po' di gente, ma gli chiedo di pazientare. È presto per fare amicizia. Devo prima liberarmi dello schifo che ho dentro. Il resto delle ore passano serene, in pieno ritmo di studio. In classe alcune ragazze hanno provato ad avvicinarsi. Si sono presentate ed io ho fatto lo stesso. Due mi sono sembrate piuttosto disponibili. Si chiamano Misaki Keda e Aiko Unoe. Se ho capito bene quest'ultima, è tipo l'erede di una famiglia nobile. Io di nobile non ho più nemmeno i propositi.
Comunque, penso che darò a entrambe una possibilità. Spero vada bene. Anche quel biondino, Saito mi pare, ha tentato diverse volte un approccio. È talmente solare che sono stata il più cortese possibile. Mi ci vorrà molto però per iniziare di nuovo ad aprirmi al resto del mondo. Ma in fondo oggi è solo il primo giorno. Io e Hiroshi siamo tornati a casa insieme. Quando siamo arrivati sotto casa mia, l'ho visto osservare nervoso tutte le finestre. Tranquillo, Hiroko-kun, non c'è. Da quanto manca di casa? Ormai sono 5 giorni, ma tornerà, lo fa sempre. Deve solo ricordarsi la strada. Chiama se torna, anzi, vieni da me se torna. Stai tranquillo. E poi, non devi essere sempre preoccupato per me. Hai fatto già fin troppo, grazie Hiroko-kun. Lui si avvicina e mi abbraccia. Mi stringe forte ed io ascolto il suo cuore. Il profumo di Hiro è buono e familiare. È in questi brevi momenti che il mondo si ferma ed io mi sento libera, ancora una volta.